C'era una volta in Tibet una fanciulla che viveva con la propria madre e aveva come vicini di casa due demoni, Strimmo, madre e figlia. Un giorno la fanciulla andò a casa dei demoni per chiedere del fuoco e queste le offrirono delle orecchie grigliate che trovò molto buone. Le offrirono anche di trasferirsi a casa loro, ma la fanciulla rispose che sua mamma non gliel'avrebbe permesso. «Se la uccidi sarai libera di venire», disse la madre Srimu. La giovane andò a casa e spinse la sua vera madre nella macina, uccidendola. Poi andò a vivere insieme ai demoni, che subito iniziarono a farla lavorare duramente nei campi e a trattarla male. Lentamente la figlia iniziò a dimagrire e indebolirsi. Vedendo la figlia, la madre morta, si rincarnò in una mucca rossa per starle vicino e aiutarla nei lavori, nei campi. Questo permise alla giovane di avere un po' di conforto e riacquistare le forze. La madre demone si accorse della mucca e disse a sua figlia: «È sicuramente sua madre che si è rincarnata per aiutarla, dobbiamo ucciderla». La fanciulla ascoltò la conversazione tra i demoni e corse a dirlo a sua mamma mucca, la quale le consigliò di conservare dopo la sua morte la pelle e gli zoccoli e di nascondere il tutto sotto la porta. Dopo la morte della mucca, la fanciulla fece come consigliato. Passò molto tempo e giù nel villaggio il re organizzò uno spettacolo al quale erano invitati tutti. Le due demonesse si agghindarono e andarono alla festa. Lasciarono la fanciulla da sola a casa a svolgere dei lavori. «Se non finisci entro il nostro ritorno, ti uccideremo». Allora la madre della fanciulla arrivò rincarnata in un corvo e disse: «Cra! Cra! Sono tua mamma! Corri a prendere i resti della mucca, che sono diventati dei vestiti super eleganti, e vai allo spettacolo. Ci penso io ai tuoi lavori». La fanciulla si cambiò e scese a vedere lo spettacolo. Il figlio del re la notò perché era davvero la più bella, ma finito il tutto corse velocemente a casa perdendo uno degli stivali nella pozzanghera e si rimise i soliti vestiti stracciosi. Mi temi? Ah sì? E cosa sarà? Di nulla! Mi temi tutti? I lavori terminati? L'indomani, il cavallo del principe, mentre beveva dalla pozzanghera, trovò lo stivale e lo portò al figlio del re, che lo riconobbe e disse: «Questo è lo stivale della bella fanciulla di ieri. Domani farò provare lo stivale a tutte le ragazze del villaggio. Chi lo calzerà diventerà la mia sposa». Il giorno seguente la fanciulla si rimise i vestiti e andò come tutte le ragazze a provare lo stivale. Quando lo provò, il principe la riconobbe e la sposò sotto l'invidia della sua sorellastra demone. Visse felice e contenta, finché un giorno la sorellastra arrivò a palazzo e le chiese come andava la sua vita. Lei, non fidandosi, le disse che era molto contento e che a palazzo doveva maltrattare tutti e prendere a schiaffi il marito perché è così che fanno i nobili. La sorellastra affogò nel lago la principessa. Poi le rubò i vestiti sostituendosi a lei nel palazzo e iniziò a fare come le era stato detto. Il principe si accorse che il suo comportamento era cambiato e insieme al suo cavallo, che era un cavallo molto saggio, andò al lago, dove incontrò la principessa rincarnata in uccellino, che le raccontò tutta la verità. Allora il principe uccise la demonessa. Come per magia la fanciulla ritornò in vita, in carne ed ossa. Per rivendicarsi la principessa fece tagliare la testa della Srimmo, la mise dentro un gomitolo gigante e la portò dalla mamma Srimmo, fingendosi la sua figlia demone. Quando la madre scoprì la testa nel gomitolo, iniziò a rincorrere la fanciulla fino al palazzo. Messosi in salvo, il principe uccise i demoni. La principessa visse felice e contenta per il resto dei suoi giorni e imparò che non bisogna sacrificare le persone care per i propri capricci.